Un protocollo d'intesa tra il Comune di Vallefoglia e quello di Montelabate. Da quale esigenza nasce e quali sono gli obiettivi? Abbiamo delle esigenze anche strutturali, organizzative e di manutenzione di. Tantissime cose in comune, come può essere le strade, possono essere eventuali ciclopedonali e comunque abbiamo le zone industriali che eh, sono fortemente in contatto e quindi per il bene anche lo sviluppo del territorio abbiamo deciso di iniziare eh, questa, mh, questo rapporto firmando un protocollo d'intesa. Spero che con questo mh, firma di questo protocollo possiamo iniziare concretamente un lavoro importante anche in eh, previsione del dei fondi che mette a disposizione il PNRR e perché vorremmo partire io e Palmiro nella sistemazione del ponte dell'Orciaia che è un piccolo ponte costruito ormai 50 anni fa e tra il comune di Montelabato e il comune di Vallefoglia e tenuto conto che a Vallefoglia è già stata edificata questa struttura importante, una struttura sanitaria molto importante è giusto potenziare anche la viabilità. E a oggi, dopo anni e anni di blocchi dei bilanci con i piatti di stabilità, con il blocco delle assunzioni del personale, sia il comune di Montalbata che il comune di Valle Foglia si trovano comunque in un sottoorganico. E questi sottoorganici non ci permettono poi di creare squadre importanti per eh, creare progetti e accedere alle risorse che effettivamente vengono messe in campo anche dalla regione. Quindi l'unione. Eh, come poi dice anche il detto non fa la forza, in questo caso è vero perché riusciamo a mettere insieme i due comuni ma riusciamo a unire le forze per poter accedere a eventuali finanziamenti che da soli almeno come comune di Montalabate non ci, non ci riusciamo un rapporto, un'intesa un, eh, fra due comuni fra due città che sono diciamo eh, hanno rapporti quotidiani dalla manutenzione eh, Ordinaria e straordinaria dei beni ai temi della cultura. Se penso alle ciclopedonali eh, recuperando magari con una progettualità condivisa anche la vecchia Abdagna, la passarella quella in ferro a fianco al ponte qui di Montalabate che confina i due comuni, magari con una ciclopedonale che va al cimitero degli inglesi e dei canadesi, oppure eh, la linea gotica. E poi insomma tante altre iniziative, il riferimento che faceva al ponte dove c'è questo investimento di coesione sociale, di civitas marche, che è un intervento privato, ma è convenzionato col Comune di Vallefoglia, è, è diciamo, una, un investimento importante che crea lavoro, 150 dicono loro, 170 posti di lavoro e dà una risposta soprattutto alle comunità eh, più anziane. Sono tanti gli elementi che ci accomunano e eh, che eh, possono portare del benessere ai nostri cittadini. Insomma.